Ciao a tutti, benvenuti o bentrovati qui su Quasi Solo Libri. Oggi, come avete visto, parliamo di uno dei romanzi più famosi italiani del Novecento e probabilmente di tutti i tempi, cioè Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Scritto nel 1957, terminato proprio poco prima della morte dell'autore, pubblicato l'anno seguente dopo travagliate vicissitudini editoriali che poi vi invito ad andare a scoprire, che sono anche quello molto interessante. E poi ha vinto il premio Strega nel 1959, che ha consacrato così alla fama e alla popolarità. Diamo come al solito, prima di tutto, uno sguardo alla trama. La trama in sé è abbastanza semplice, non è certo un romanzo pieno d'azione, insomma. Il fulcro della storia è la descrizione di uno stralcio di vita di Don Fabrizio, principe di Salina, e della sua famiglia. I luoghi del racconto sono principalmente Palazzo Salina, vicino a Palermo, e il palazzo di villeggiatura a Donna Fugata, un feudo di Don Fabrizio nel sud dell'isola. Siamo negli anni turbolenti dello sbarco di Garibaldi in Sicilia, della fine del regno borbonico di Napoli e della nascita del regno d'Italia. Il grande terremoto politico che scuote la penisola, però, non sembra creare grandi increspature nella vita di Casa Salina. L'unica preoccupazione di Don Fabrizio pare essere quella di poter continuare a vivere la sua vita di sempre, con i suoi ritmi, la sua calma e i suoi privilegi. Mentre si fa l'Italia, Casa Salina è certo in subbuglio, ma per le nozze di Tancredi, nipote del principe, rimasto orfano da piccolo e poi preso sotto l'ala da quest'ultimo, che lo tratta come un figlio. Nozze con Angelica, ragazza bellissima, ma di certo non di alto lignaggio, che è la figlia di Don Calogero Sedara, il nuovo sindaco di Donna Fugata, che è di famiglia, insomma, perlomeno modesta, per dire, per stare sul vago. Insomma. L'unico momento in cui la vita politica della nazione entra prepotentemente tra le mura di Casa Salina è il plebiscito per l'annessione del Regno di Napoli al Regno d'Italia, nel quale il principe, seppur a malincuore, invita ad esprimersi a favore, probabilmente per non apparire un facinoroso retrogrado da un lato e dall'altro sicuro che grazie all'indole e alla impenetrabilità dei siciliani il suo tanto caro stile di vita sarebbe rimasto intatto. La narrazione si conclude poi con la morte del principe e un epilogo che mostra le tre figlie di Don Fabrizio nel 1910 che sono rimaste le ultime ospiti di Palazzo Salina e le ultime vessillifere anche della storia di questa casata. Quindi la trama, in soldoni è questa. Diamo un'occhiata allo stile, che è, come al solito, la parte più corposa, un po' più interessante, soprattutto in un romanzo come questo. Fugo subito ogni dubbio, non esitando a definire lo stile di Giuseppe Tomasi di Lampedusa perfetto. Non c'è né una parola né una riga fuori posto, non c'è mai un cedimento, non c'è mai una pagina noiosa. È impressionante, veramente impressionante. Sono rimasto scioccato ed estasiato, diciamo, dalla bellezza di questo romanzo. Mi sono tornate alla mente le sensazioni che avevo provato leggendo i libri di Buzzati, ma ancora di più il Mulino del Po di Bacchelli. Però il Mulino del Po è un libro molto lungo e nonostante la lingua di Bacchelli sia meravigliosa, quello ho già detto all'epoca della recensione, comunque non è sempre, cioè non ti tiene sempre così legato alla pagina, ma ci sono alcune parti che sono anche abbastanza un po' noiosette. Mentre invece il Gattopardo è molto più conciso, molto più concentrato, quindi si può gustare proprio tutta questa bellezza pagina per pagina. Dalle descrizioni degli ambienti e dei paesaggi, alla particolareggiata introspezione dei personaggi, ai dialoghi sagaci, divertenti, niente viene lasciato all'immaginazione. C'è anche il famoso film del Gattopardo che io non ho mai visto, però dopo aver letto il romanzo sinceramente non mi viene tutta sta voglia di vedere il film, visto che non, è talmente ben descrittivo e proprio così chiaro che proprio non lascia niente a desiderare. Insomma. Leggere il Gattopardo vuol dire compiere un viaggio, diciamo, quasi multisensoriale, dove non solo si leggono le parole, ma si ammira un paesaggio, si sentono i profumi, si gustano le pietanze, si percepisce il caldo e la fatica, per esempio, di un viaggio in carrozza attraverso l'assolata estate siciliana.
All'inizio del libro ci vogliono diverse pagine perché la storia prenda avvio, in quanto l'autore si attarda a descrivere cosa succede alla fine della recita del Rosario Serale a Palazzo Salina. Si vedono i movimenti delle persone che si alzano, si sente il fruscio dei vestiti delle donne che passano tra le sedie e si segue lo sguardo del principe sulle Bertucce, i pappagalli e le figure mitologiche immortalati nelle pitture del salone. Seguiamo Don Fabrizio per un giro nel suo giardino, dove veniamo investiti dai profumi primaverili, ma lungi dall'annoiarci, queste pagine hanno l'effetto di una dettagliata panoramica cinematografica che ci mostra tutti i particolari di un complesso e colorato quadro. Questo stile è l'intelaiatura più adatta per questo romanzo decadente e crepuscolare. La decadenza è senz'altro quella di un mondo, il regno borbonico, ma è anche la decadenza che il principe Salina percepisce sulla sua stessa vita. C'è una riflessione molto bella, anche se molto amara, che condivide con noi Don Fabrizio. Un uomo non si accorge di essere vecchio, sto citando a memoria, purtroppo ho ascoltato l'audiolibro e quindi non ho il testo davanti per potervi leggere esattamente la frase. Un uomo non si accorge di essere vecchio finché non vede che sua figlia è arrivata all'età di potersi innamorare. E questo quando scopre l'amore che la figlia Concetta nutre proprio per quel Tancredi che, come abbiamo visto, però poi avrebbe preferito la bella borghese Angelica. Due parole anche su Tancredi, la seconda colonna portante del romanzo, coprotagonista ma anche in un certo senso antagonista del principe. Di fronte alle nuove sfide sociali, le reazioni dei due sono decisamente antitetiche. Il principe, come abbiamo visto, cerca di mantenere lo status quo, chiunque comandi in Italia. Mentre Tancredi, nell'idealismo della sua giovinezza, si fa garibaldino prima e in seguito ufficiale dell'esercito del Regno di Sardegna e poi del Regno d'Italia. E non esita a mescolare il suo sangue nobile con quello borghese. È ironico, infine, che la motivazione di Don Fabrizio ad agire in maniera così trasformista gli venga proprio da una frase dettagli da Tancredi, la famosissima frase «Affinché tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi», che è un po' il motto, la frase più famosa del Gattopardo, che poi è entrata, diciamo, anche nel linguaggio comune. Proprio chi aveva preso tutt'altra direzione nella vita ed inseguito altri ideali avrebbe consigliato Don Fabrizio su come mettersi al riparo dalle conseguenze che tali ideali avrebbero prodotto. A completare la parabola discendente dei fasti di Casa Salina sarà poi una riflessione di Don Fabrizio poco prima di morire, nella quale si era fermato a considerare come l'ultimo erede, cioè il piccolo figlio di Tancredi ed Angelica, sarebbe cresciuto e poi sarebbe vissuto in pratica come un borghese, circondato da borghesi, e magari avrebbe anche venduto mobili e arredi di famiglia che sarebbero finiti come ricchi soprammobili da esibire con curiosità nelle dimore dei nuovi benestanti. Ultima cosa, due parole anche su questa storia di questo, la genesi di questo romanzo, perché è vero che è un'opera letteraria comunque, ma non è un'invenzione proprio del genio dell'autore, ma lui si è rifatto a, mi pare, il suo bisnonno, che visse proprio in quell'epoca, che era questo principe di Lampedusa, che tra l'altro condivideva alcuni tratti, cioè è anche facilmente riconoscibile, perché Don Fabrizio, per esempio, si diletta di astronomia, di calcoli matematici come si dice, per calcolare quando arrivano le comete, l'orbita dei pianeti, eccetera. E il suo bisnonno, appunto, faceva anche lui queste. Aveva anche lui questa. Si dilettava di astronomia e di queste cose. Quindi, tra l'altro, ho letto che poi lui, prima di scrivere questo romanzo, cadde anche in una specie di depressione, proprio vedendo la fine che aveva fatto. Quella società, insomma, che non c'era più, mi pare o tra le due guerre o dopo la seconda guerra mondiale. Lui comunque ebbe dei problemi proprio di questo tipo, evidentemente, e poi almeno fortunatamente almeno questo lo spinse a scrivere questa opera che comunque diletta generazioni di lettori. Bene, questo, spero di aver detto abbastanza e di essere stato abbastanza comprensibile. Se non avete letto Il Gattopardo vi invito a leggerlo, se siete amanti di letteratura italiana, della lingua italiana,
scoprirete senz'altro molti tesori racchiusi in questo libro. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione, mettete like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, seguitemi sulla mia pagina Instagram e anche se volete aggiungermi iscrivervi alla mia pagina Facebook che si chiama sempre Quasi Solo Libri, che ho creato da poco, sinceramente non ho ancora capito bene che cosa metterci sopra, ma comunque iscrivetevi, magari datemi dei consigli su cosa mettere. Da ultimo volevo ringraziare gli iscritti recenti, ho visto che in questo ultimo mese si sono iscritte parecchie persone, quindi vi ringrazio. Se vi piacciono i miei video fatevi vivi, venite su Instagram, mandatemi un messaggio e parlo con voi volentieri. Noi ci vediamo a un prossimo video, a una prossima storia, alle prossime pagine e intanto buone letture a tutti.